In questo esercizio, che più che un esercizio è un test teorico, una fase teorica del nostro corso, vedremo le wet dry map. Le wet dry map sono delle mappe che si possono applicare sui nostri oggetti. Infatti, se andiamo a display, sotto display troviamo texture, load texture, wet dry texture. In questo caso non è attiva, io posso anche caricare una texture per decidere dove sono, diciamo, collocati questo effetto di bagnato o bagnato asciutto. Cosa sono le wet map sostanzialmente? Sostanzialmente le wet map sono e si utilizzano quando noi abbiamo la necessità di andare a macchiare, a bagnare una superficie con un liquido. Quindi viene realizzata questa mappa che poi dopo all'interno di un software come ad esempio Maya, Cinema 4D, 3ds Max, eccetera, sostanzialmente viene creato un materiale blend e si utilizza questa serie di mappe per creare una mappa di miscelatura tra i due materiali, tra un materiale asciutto e un materiale bagnato. La stessa identica mappa si può, quindi questo stesso identico procedimento lo si può utilizzare anche se noi volessimo simulare ad esempio del fango su, per esempio, questo nostro corridore. Mettiamo caso che questo nostro corridore corre e qui praticamente va a infilare il piede in una pozzanghera. Mettiamo caso che proprio sia un caso così, una pozzanghera. Quindi questa pozzanghera farà degli splash e andrà a creare una sorta di macchiatura, andrà a macchiare il nostro personaggio o il nostro oggetto. Per realizzare questo effetto di macchiatura di fango, quindi di sporcatura contro il fango, bisogna utilizzare le wet map. Bisogna fare anche attenzione che dall'Export Center ci sia la possibilità di esportare sui nostri oggetti, quindi sul nostro oggetto, sul nostro corridore, in questo caso tre parti, quindi uno che è questa parte qui, una Betamesh Lilimb e quest'altra che è la joint. Quindi noi vediamo il limb per ora, non ci interessa tutto il resto, potremmo anche nasconderlo. Ok, vediamo solo su queste parti qua. Su queste parti qua, quindi Export Center, F12 da tastiera. Su il limb, assicuriamoci che sia attiva la wet map. Ok, possiamo anche fare una cosa. Madonna, attiviamola. Quando l'attiviamo, vediamo che il nostro oggetto diventa nero. Andiamo nell'Export Center, F12 da tastiera in questo caso. La wet map sia attiva. E notiamo anche che possiamo scegliere, ora qui è molto lungo, anche il formato di salvataggio. Formato di salvataggio TGA, Bitmap, JPEG, PNG. Diamo un PNG in modo tale che almeno potremo vedere questa mappatura subito senza dover andare a aprire altri software di magari di post-produzione di immagini per vedere tali effetti. Ok, quindi noi abbiamo qui la nostra mappatura attiva, siamo sicuri che sia attiva, attiviamo anche il nostro check sul nostro modello e andiamo quindi adesso a crearci il nostro liquido. Prendiamo un diverso, potremmo prendere un diverso, uno square. Lo spostiamo. Ok, lo scaliamo. Avrei potuto prendere anche un'altra tipologia di emettitore. Solo per comodità preferisco prendere questo square. Addirittura potrei anche metterlo circolare, però vabbè, lasciamo qui questo
mettitore. Magari diamo... Sì. Ok, ruotiamolo. Abbassiamo leggermente. Creiamo un emitter. Speed la portiamo a 0. Il volume diamo 1. Così almeno avremo un po' di logicamente. Sì, ci basta perché comunque è abbastanza alto. Ok, potrei dare anche un random, per esempio uno come random, però non mi interessa più che altro il random in questo caso. Ok, creiamo anche un piano. Lo spostiamo, lo creiamo solo per comodità. Ok. E non ci interessa che le particles siano attive o comunque che cadano verso, e vediamo che cosa succede. A noi ci interessa più che altro anche creare una gravity con, però posizioniamo qui. Bounded. Box. Questo è giusto di esempio, logicamente uno va a crearsi, se vuole creare una pozzanghera, uno va a crearsi una strada, va a creare poi dopo un buco all'interno di questa strada, quindi un recipiente, e va a riempirlo con un fill object giusto per farlo. In questo caso è giusto solo per avere una visione di quello che succede, di quello che può succedere in realtà. Ok, quindi è solo visiva, è soltanto per me andare a realizzare una. E simuliamo, salviamo e simuliamo e vediamo che cosa succede quando vado a simulare. Quando il piede entrerà dentro il mio liquido, vedremo che questo piede da nero diventerà giallo, quindi diventerà del colore del mio oggetto. Questo vuol dire che sta generando la texture di wet dry. Di conseguenza io poi posso prendere questa texture e all'interno di un software di renderizzazione utilizzarla come blend. Difatti, se andiamo a vedere dentro la cartella di progetto, sotto la voce image, ho praticamente la sequenza di immagini che si viene a creare, ovviamente è unwrappata, però vediamo che abbiamo la sequenza di immagini del mio effetto di macchiatura, di bagnatura praticamente, del piede. Vediamo che sì. Anche questo, ok. Logicamente queste texture qui sono regolabili direttamente dal pannello che abbiamo visto precedentemente. Quindi se io torno sul mio oggetto, ho qui la risoluzione della texture, qui il filter loops, che praticamente filter loops e filter strange e pixel strange sono praticamente degli effetti che ci aiutano a creare un effetto di blur della texture stessa. Mentre l'aging è praticamente quanto la texture andrà ad asciugarsi molto velocemente. Quindi se io metto un parametro come per esempio 1, sarà più bagnato più lungo o meno lungo, cioè nel senso sarà più o meno bagnato rispetto ad altri. Di base il valore è 0, quindi uno può anche impostare 0. Sentiamo 5.12, logicamente abbiamo una texture un pochino più grande. Possiamo resettare la simulazione, per quanto banale sia,
Andiamo a vedere che cosa succede. Ecco qui, questo è il risultato finale, dove vediamo che arriva, entra, si bagna anche con l'altro piede, con lo schizzo dell'altro piede, e la mappatura rimane bagnata, l'oggetto rimane bagnato. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo creato queste serie di texture dentro la cartella image, possiamo prenderle e utilizzarle per creare l'effetto di wet dry map all'interno di dei software 3D come ad esempio Maya, Cinema 4D, eccetera eccetera. Quindi questo è un sistema molto molto utile per creare tali effetti. Spesso è un effetto che spesso viene tralasciato poiché non si riesce a utilizzare correttamente al 100%. Un buon consiglio è quello di avere un modello inizialmente mappato bene, quindi mappato correttamente e in maniera perfetta fin dall'inizio, e poi dopo importarlo all'interno di RealFlow e utilizzare un sistema simile per generare tali mappe. Se utilizziamo gli strumenti le standard particles, possiamo anche utilizzare il container unito al nostro filter, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, che se alla collisione abbiamo anche altri effetti, quindi possiamo dare degli effetti maggiori e controllare al meglio, volendo, i liquidi.